segretario per l'appello, prego. Primitera. Domenica. Robusto. Garofalo. Lonigro. Failla Marco. Gravina. Interbone. Non sa niente. De Caro. Alfarone. Io. Presente. De Pasquale. Pace. Vizzini. Parisi. Tasca Francesco. Raguglia. Monica. Giuliano. Lirosi. Failla Luigi. Falcone. Posso. Marino Gemma. Di Martino. Crispino. Marino Mario. Scozzarella. Di Stefano. Tasca Salvatore. Grimaldi. Allora siamo alla sua di continuazione, silenzio vertice, alla sua di continuazione del tribunale di venerdì giorno 19 aprile, il consigliere primo firmatario, Roccuzzo Fabio, fa richiesta di un consiglio straordinario sulle condizioni di occupazione e individuale dei dipendenti comunali e tutti i lavoratori dei soggetti terzi in carico al comune di Caltagirone. Avevamo iniziato la serata ascoltando i vari rappresentanti del sindacato. Aveva parlato della CGIL il signor Nunzio Martorano, della CISL la signora Angela Tasca, della UIL il signor Boncuore e della CSA il signor Salvatore Bono. Per la Imeri erano intervenuti il signor Rizzo e il signor Gambuzza. Quindi proseguiamo con gli interventi. Garofalo e De Caro. Allora. Sì. C'è una commissione. Prego. Signor Presidente, colleghi consiglieri, presento le mie dimissioni dal gruppo all'altra città. Serve poi un documento scritto per chiesto di parlare, consigliere? Sì, infatti, segue un documento. Prego, consigliere Di Rosa. Componenti, intendiamo costituire un nuovo gruppo consigliare, qui abbiamo la comunicazione da presentarle, il nostro gruppo consigliare sarà Orizzonti Futuri, eleggono come presidente del gruppo consigliare Francesca Di Martino, il consigliere Francesca Di Martino, e come vicepresidente Viviana Giorgi Rossi. Grazie. Terzo componente, il consigliere Luca De Carlo, è firmato qui. Ha chiesto di parlare, consigliere. Apprendo in quest'aula che i due miei ex colleghi di gruppo hanno deciso di lasciare il gruppo. Personalmente sono molto rammaricato perché non ho avuto la delicatezza personale in politica, perché le esperienze politiche finiscono, nessun problema. Le esperienze personali non ho avuto la delicatezza personale di comunicare queste cose alla presidenza comunale. Molto dire una vecchia
lascia questi ex colleghi di gruppo. Visto che l'altra città aveva fatto avere ad una di questi componenti la vicepresenza di questa assise, a un altro componente, ex componente del gruppo, la presenza della seconda commissione, sarà di dignità personale, non parlando per il politica, di dignità personale, perché qua manca la dignità personale di queste persone, si dimettono immediatamente, se hanno dignità, e dipendente del Consiglio Comunale, da presa della seconda commissione. Grazie. Se è presente in sala la Zeta Luce, il signor Salvatore Azzolina. Sì, posso. Allora passiamo alla Zeta Luce. Prego, se lo comando. Signor Azzolina, prego. Buonasera a tutti, sono Salvatore Azzolina. Io rappresento la società Zeta Luce che con il sistema del ricorso del project financing ha riqualificato, ristrutturato, ex novo ed ottimizzato gli impianti di pubblica illuminazione, ottimizzando i consumi di energia elettrica degli impianti. Questo intervento realizzato tra il 2006 e il 2007 è costato complessivamente 3.800.000 euro, finanziato interamente dalla nostra società. In contropartita noi abbiamo ottenuto in concessione la gestione degli impianti per 14 anni, gestione che ci permetterà di recuperare i costi di investimento attraverso il risparmio energetico sui consumi di energia elettrica degli impianti di pubblica. Questo giustamente senza nessun costo aggiuntivo per il comune di Caltagirone. Ed è un elemento molto importante che intendo sottolineare, che questo intervento è stato eseguito interamente da maestranze locali. Ma il motivo per cui siamo qui stasera non è quello di parlare del progetto, ma quello di chiedere ai signori amministratori lo sblocco dei pagamenti. Vorrei ricordare che il comune di Caltagirone deve corrispondere alla nostra società il canone di residui abbattata dal mese di settembre 2011, con la sola eccezione dell'appunto pagamento del canone del mese di gennaio 2012. La situazione di difficoltà economica e mancanza di liquidità del comune ci ha impedito l'accesso al finanziamento bancario tramite cessione dei crediti. E non solo, abbiamo subito l'aumento del rating bancario e dei tassi di interesse ai massimi livelli, che ha portato alla riduzione delle linee di credito di cui la nostra società quindi ha goduto. Tale produttato di arricchimento sta determinando una crescita finanziaria che ha impedito la nostra società non solo di far fronte alle obbligazioni contratte per l'acquisto del materiale di consumo utilizzato nella manutenzione degli impianti, ma quello che ritengo sia ancora più grave, l'impossibilità di pagare gli stipendi alle nostre maestranze da ormai quasi 9 mesi. Ciononostante la società Zeta Luce sta provvedendo a garantire il servizio, attingendo alle ultime risorse a sua disposizione. E soprattutto solo grazie al senso di responsabilità del personale dipendente, che malgrado le linee di difficoltà continua a prestare il proprio servizio. Penso non vi sia altro da aggiungere, ma sicuramente è arrivato il momento di avere risposte concrete. Grazie per l'attenzione. A seguire abbiamo la mensa scolastica, la signora Costa Giovanni, signora Costa Giovanni, lavoratore di Donato Rosa. Sono presenti? Prego, si accorgo di qua e la ascoltiamo. Lasciamo sempre libero il primo semaforo, il primo semaforo, il primo microfono. Oh, ma che sveglio, Come te la conosciamo? Dici il suo cognome, per piacere. Benino, Sabrina. Prego, Sabrina. Allora, buonasera sindaco, grazie per averci aiutato per la sua presenza, ma l'altra volta penso che era ancora più importante perché eravamo tante le persone che stavano male e che volevamo trasmettere comunque la nostra disperazione. Io vi parlo per quanto riguarda la sezione scolastica, noi già ci siamo visti in altre sedi, se si ricorda, insieme al mio capogruppo, al mio sindacato, Dottor Buoncuore, che ha parlato l'altra volta.
E comunque io penso che da lì non si è risolto più niente. Come ci siamo lasciati, ci stiamo ritrovando a distanza di tempo. Quindi io ti voglio dire, se ancora noi dobbiamo andare a lavorare senza soldi, o se lei ha un progetto per Caltagirone che non sia solo quello del dissesto, che già è avvenuto e abbiamo aspettato anche abbastanza, se lei ha un progetto di costruzione per noi giovani, se noi giovani dobbiamo prendere, per lavoratori dobbiamo prendere le borse, ci dobbiamo andare da questa città, lei ci deve dire cosa dobbiamo fare, e questa risposta ce la deve dare lei. Io concluso, penso che le cose che verranno dopo, le persone che parleranno dopo di me, saranno quanto arrabbiate quanto me, perché lei l'altra volta, Presidente, ci ha visti qua aspettare all'infinito il nostro primo cittadino che poi non si è presentato. Noi non lo volevamo, non ce l'abbiamo né con lei, però quando sarà questo posto, non lo so, mi conforto, mi ascolto, anche solo semplicemente ascoltare. Io penso che sia importante un momento così brutto per tutti. E poi rivolgo un'altra cosa, io penso non è una cosa, però io lo voglio dire, perché penso che tutti possiamo dire qualcosa, non solo i politici. Mi dispiace che lei veramente è stato lasciato da solo, che la sua maggioranza si è dimessa, perché dimettendosi la sua maggioranza, ma abbiamo fatto dare i tempi per le problematiche che abbiamo girato. E io penso che questo non sia un esempio. Io concluso, grazie. Grazie signore. Lei come si chiama, signora? Io di Martino, faccio parte della... Un po' più vicino al microfono. Allora, la città di Scopi della Qua, però la signora di Rocchera. Avete aumentato tasse, avete aumentato tutto, ma come facciamo noi a pagare? Ci vogliamo non percepiamo la stessa. Promesse, ne avete fatto tante. Ora dobbiamo rifarle. Promesse neanche fatte male, andare a fare un po' di fare non avete fatto niente. Adesso andiamo in casa, non ce la facciamo più. 5 mesi sul posto di mezzo. Dico, dico in quei cuori. Sono giusto in quasi? Non sono, perché l'altra volta non sono mai. In Spagna, non l'ho comandato. Cosa dobbiamo fare? Ci va via lei. C'è una soluzione o ancora dobbiamo aspettare? Sì, allora, faccio il suo intervento e poi il sindaco risponderà. Poi il sindaco alla fine risponderà, gli darà la risposta. Sarà il sindaco a dare le risposte poi alla fine. Quindi avete le risposte. Io mi auguro che darà una risposta definitiva stasera. Bene. Silenzio per piacere. Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Paola Peri e sono un'ex educatrice familiare. Questa sera vengo a nome degli assistenti a ragioni diversamente abili, delle educatrici familiari e delle operatrici del recupero scolastico. Abbiamo chiesto al nostro consiglio di essere ascoltate e la richiesta è stata prontamente accolta dai consiglieri e dal presidente. È stato infatti convocato un consiglio straordinario per discutere le problematiche che ci riguardano. Il consiglio convocato per ascoltarci però non ha sortito l'effetto desiderato, evidenziando le criticità interne al sistema e disattendendo le nostre aspettative. Attendevamo risposte chiare. Quello che avremmo potuto dire già lo sapete. Ogni singola referente ha messo tutto il
aiutati a leggere i nostri documenti che vi lasciamo agli atti. Noi operiamo con il disagio e per prevenire il disagio. E basta usare anche solo questo termine per racchiudere in una sola parola l'essenza del nostro servizio. E tutti voi conoscete le ripercussioni sociali causate dalla mancanza di queste strutture socio-assistenziali. Questa terra noi ascolteremo in silenzio voi e le vostre risposte alle nostre domande che conoscete ormai bene da molto tempo, anzi diremmo da troppo. Grazie. Signor Presidente, per la promozione, non è supporto domestico e assistenza agli alunni diversamente abili nelle scuole. Signor Sindaco, signori assessori, signor Presidente, sono Sonia Pizzini e rappresento il gruppo degli assistenti agli alunni diversamente abili nelle scuole di primo grado. Siamo 19 assistenti qualificate, titolate che lavorano da 20 anni in sinergia con i servizi sociali della nostra città. Abbiamo sempre svolto il nostro lavoro con amore, scrupolo e dedizione, ma dal giorno 3 aprile abbiamo manifestato dinanzi al Palazzo Comunale per rivendicare i nostri diritti e quelli dei nostri bambini. Da 10 mesi non percepiamo alcuna retribuzione. Stasera siamo qui a far sentire le urla dei nostri bambini, delle assistenti e delle loro famiglie che quotidianamente ci supportano e ci sostengono. Non mi dilungo oltre, vorrei ricordarvi che le famiglie vi hanno inoltrato una lettera scritta direttamente da loro, che spero vi sia già trasmessa, dove si manifesta il disagio in cui versano i bambini, le famiglie e noi assistenti. Che a partire da sabato 20 aprile scorso, pur non avendo ancora percepito quanto dovutoci, il nostro servizio è ripreso regolarmente per un forte senso del dovere nei confronti della disabilità. E non come a lei, signor Sindaco, che non ha prestato nessuna attenzione, anzi. Per concludere mi rivolgo alle forze politiche e alla nuova giunta presente in quest'Aula, confidando che al più presto tale disagio venga risolto sul serio e non come è stato fatto finora con promesse ed impegni che non vengono rispettati. Restiamo in attesa di un incontro per concordare le nostre aspettanze ed il futuro del nostro servizio. Ringrazio i consiglieri Fabio Rocuzzi e Gemma Marino ed i consiglieri che ci hanno dimostrato un'attenzione particolare. Grazie al neoassessore ai servizi sociali Massimo Favara e neoassessore al bilancio Anna per l'impegno assunto con noi anticipatamente. Ho finito, grazie. Signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori e signori consiglieri, sono Lorenzo Beccarisi, operatore di socializzazione psichiatrica, abilitato e inserito nell'albo comunale degli operatori per il disagio mentale. Da 4 anni fino al 31 dicembre scorso lavorando per conto dell'assessorato ai servizi sociali presso una famiglia con un disabile mentale. Il progetto che mi ha visto positivamente coinvolto è stato un intervento serio e significativo nei confronti di una realtà già di per sé triste ed invalidante, quale la malattia mentale, caratterizzata non solo da un forte stato di malessere fisico, ma soprattutto individuale e sociale. Per ogni paura si sommano i pregiudizi culturali, tanto da creare e mantenere uno stigma che pesa di più rispetto a tutte le capacità di natura psicologica. È stato un intervento alternativo per certi versi, ma efficace, nell'offrire un'opportunità di integrazione vera e autentica, una possibilità di stimolare l'autonomia residua dell'obiettivo generale di una riabilitazione integrata della disabilità mentale. L'iniziativa ha puntato più sulla prospettiva di sanità e di malattia, proponendo interventi non di beneficenza e sussidiarietà passiva, ma di forte professionalità per cambiare la visione degli utenti da deboli, fragili e compromessi cittadini a soggetti dotati di diritti umani. Il progetto è stato a sé fecondo ed ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati.
una comunità matura si riconosce nella capacità empatica che riesce a dimostrare, dal grado di solidarietà che manifesta, dall'opportunità di infusione che offre e non per ultimo dalla sua capacità di sostegno e di presa in carico che concretamente opera in favore degli ultimi e degli indifesi. Una comunità si riconosce matura quando progetta e realizza azioni e modalità di guarigione sociale, quando nel proprio territorio, che è luogo di vita di tutti i cittadini, attua interventi e servizi di riabilitazione psicosociale anche per la tutela della salute mentale. È sempre nel territorio che bisogna sperimentare il calore delle relazioni, la capacità di accoglienza, l'accompagnamento della persona a sofferenze in un contesto reale importante per crescere ed integrarsi. Le famiglie ad oggi, private di un aiuto e di un sostegno di questo genere, si sentono sole e abbandonate, emarginate nel gestire un'esperienza già difficile quale è quella della disabilità mentale. L'isolamento e la mancanza di servizi alternativi aumentano lo stato di malessere e di disagio sociale di quest'ultimo. L'auspicio più vero è quello che le ragioni economiche e finanziarie non abbiano il sopravvento sugli interventi di tipo sociale, perché il disagio, qualunque natura, è una cosa seria e non può essere semplicisticamente trattato secondo categorie di entrate e di spesa. Ritengo che sia ingiusto in questo momento favorire ragionamenti secondo i criteri di servizi utili o inutili, magari inglobando in quest'ultimi servizi verso i più deboli e indifesi. È tempo invece di una seria progettazione sociale, di un futuro solidale, di priorità che tengano conto delle reali esigenze del territorio. Gli interventi sociali non sono un macigno di Sisifo costretti a portare sulle spalle, ma sono la cartina di tornasole del grado di civiltà di un'intera comunità. Grazie. Gli interventi. Do adesso silenzio, do parola al sindaco per il suo commento e poi per il dibattito. Prego, silenzio. Signor Presidente, signori consiglieri, signori qui riuniti, stiamo attraversando chiaramente un momento molto difficile, sia dal punto di vista di nazione Italia, che come sapete è una crisi internazionale, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà che in questo momento ci sono sul nostro territorio nazionale. Ci sono aziende che hanno licenziato, ci sono aziende che hanno chiuso la loro attività e questo si ripercuote chiaramente su tutta l'economia nazionale. Dico nazionale perché l'Italia è in ogni caso considerata la cenerentola d'Europa, non è da oggi che è così. Ci sono situazioni che si ripercuotono anche chiaramente sui redditi familiari e ci sono situazioni che si ripercuotono anche sulle politiche dei vari governi centrali, dei governi regionali, dei governi locali, a cascata, diciamo. In questo nostro territorio del Calatino abbiamo potuto notare con cosa delle difficoltà, almeno dal nostro insediamento, ma anche da prima logicamente. È vero che la necessità di questa amministrazione negli anni passati è stata quella di cercare fonti di finanziamento e spesso le ha trovate negli ingenti indebitamenti a cui si è fatto ricorso per poter far fronte agli investimenti da un lato ma anche alle spese correnti dall'altro, cioè fine per pagare quelle che erano le spese correnti dopo l'energia elettrica, spese per gli stipendi, grosse difficoltà chiaramente finanziarie che hanno portato logicamente al Comune ad avere degli impegni periodici molto importanti. Io ricordo a tutti che il nostro tesoriere accantona mensilmente 350.000 euro circa per il pagamento di rate di mutuo, 350.000 euro al mese, e li accantona in via preliminare, cioè anticipatamente rispetto a tutti i nostri spazi, perché ha un obbligo di legge per doverlo fare, per doverlo accantonare, quando altrimenti ne risponderebbe il tesoriere stesso, cioè dello siciliano. Questo cosa significa? Che ci pone nelle condizioni di, man mano che entrano le somme, di non poterle disporre fino a quando non si
raggiunge almeno una cifra di 350.000 euro mensili. Dopodiché, se ci saranno delle somme disponibili, noi ne potremmo usufruire. Questo chiaramente è un peso enorme per l'amministrazione. Non voglio rimangare storie del passato, perché dobbiamo fare riferimento a quello che c'è nello stato attuale. Dunque non voglio ricordare che ci sono dei problemi di struttura di bilancio, non voglio ricordare che ci sono dei pesi che ci portiamo sulle spalle e che ci impegnano in questa amministrazione, nonostante insomma in questi 10-11 mesi non abbiamo potuto produrre una mole di così enorme che ci portiamo alle spalle. Sì. Abbiamo più di 50 milioni di euro di finanziamenti a lungo periodo, ne abbiamo più di 30 milioni di debiti già scaduti, tra i quali per esempio quello di confronti di azienda Luce. Ricordo che quando ci siamo insediati abbiamo verificato la posizione debitoria dell'amministrazione, abbiamo verificato come Z Luce nel 2012 vantasse già effettivamente 12 mesi di fatture non pagate. Cioè, era quasi 1 milione di euro di fatture non pagate, e capisco benissimo la situazione della Z Luce, degli operatori che hanno operato a favore del comune di Caltagirone, delle imprese di pulizia chiaramente con le quali ci siamo seduti, abbiamo anche parlato con la ditta e con gli addetti proprio per cercare di trovare delle soluzioni. I debiti d'altronde erano arrivati, la ditta di vigilanza del tribunale, voglio ricordare, non ha preso centesimo per tutto l'anno 2012. Queste sono situazioni che l'amministrazione comunale si è trovata ad affrontare, si trova ad affrontare quotidianamente per le difficoltà finanziarie che ci sono. Le entrate del comune sono quelle che sono state accettate, le uscite sono superiori a quelle che sono le entrate. E con queste bisogna fare di conto. Ripeto, come sappiamo bene, far fronte agli impegni già assunti, io ricordo che ci sono anche appalti dati per 18 mesi, dati anche prima che ci potessimo insedere noi, per cui impegni già presi, ma che vanno oltre l'anno di competenza, cioè che scadranno presi nel 2012, ma che scadranno nel 2013, alcuni nel 2014. Voglio ricordare anche con l'impresa del Nocalta Ambiente, le difficoltà che abbiamo riscontrato anche nel poter fornire il canone mensile a Calattambiente di 475.000 euro mensili. Cioè che gli impegni di spesa di questa amministrazione sono di un ammontare tale che realmente è difficile poter onorare una situazione di questo genere. È chiaro che va fatta una rivisitazione dei bilanci comunali rispetto alla struttura che è stata congegnata negli anni, perché in realtà oltre agli impegni che sono sempre stati crescenti ci sono stati anche delle manovre, come dicevo prima, a livello nazionale, a livello regionale, che hanno portato dei tagli consistenti già da diversi anni delle risorse finanziarie per questa amministrazione, tagli consistenti ai quali però purtroppo negli anni non sono seguiti tagli adeguati nei costi. Purtroppo si è continuato a immaginare un bilancio così come nei periodi migliori in cui ci si poteva permettere alcune spese, alcuni servizi. Sono tutti servizi essenziali chiaramente, qui si parla di servizi sociali molto importanti, si parla di servizi anche essenziali come quello della raccolta, della spazzatura, si parla di servizi servizi della fornitura di energia elettrica al comune di Caltagirone. Voglio ricordare che anche questi servizi essenziali sono stati da noi trovati come servizi indebitati. Silenzio, per dire.
aziende che avevano dei crediti nei confronti del comune di Caltagirone, già da lei. Per cui ci siamo ritrovati in una condizione nella quale la montare degli impegni che erano stati assunti negli anni erano logicamente molto alti e venivano riportati avanti di anni in anni. Oggi ci troviamo nella necessità di dover far fronte anche con l'aiuto del tesoriere, anzi rispetto relativamente al tesoriere anche qui ci siamo trovati in una situazione in cui l'anticipazione di tesoreria, per cui dopo una scopertura bancaria, se così vogliamo chiamarla in maniera più semplice per tutti, era già utilizzata al massimo, per cui si aggiunge un ulteriore debito nei confronti della, anche del tesoriere che era a supporto, diciamo, all'amministrazione. Per ulteriore debito che la banca giustamente chiede di dover azzerare, che è un'anomalia, evidente quella di utilizzare l'anticipazione di che dovrebbe essere, diciamo, a zero, se non per andare in scopertura, andare in valori negativi, se non per brevi periodi interrogativi eccezionali, mentre invece in realtà per anni l'utilizzo dell'anticipazione è stata la norma. Questo cosa significa? Significa interessi passivi, magari silenzio, sono viaggio sulla strada, su 10 milioni di euro. Questa è la situazione. Parliamo per il futuro della nostra città, il futuro di Caltagirone. Noi caltagironesi siamo al collasso, stiamo morendo, parliamo del futuro, non parliamo di noi che sono arrivati a questa ora, parliamo del futuro. È vergognoso! Basta, per piacere, il perché sto parlando. E lo sappiamo! E non possiamo sentire una cosa! Sto parlando! Silenzio! Desidero dare un breve scorso per far capire senza accusare nessuno. Silenzio! Basta, piacere, tutta la frustrazione, silenzio! Già
all'alto ambiente per pagamento. Socio-assistenziali hanno ricevuto per questi giorni il pagamento di aprile del 2012. Abbiamo rinviato il consiglio perché non c'era il sindaco. Ora stasera c'è il sindaco che vi sta dando le risposte e fate il battaglio lo stesso, così non facciamo niente. No, se c'è il sindaco fate il silenzio, la portiamo il sindaco. Sì, sì, sì. No. Silenzio. Ascolta, ma io sono il sindaco. Silenzio. Ci stiamo arrivando con il quarto ambiente per fare il consiglio anche noi la certificazione in modo da rendere possibile l'accordo con le varie liste e cercare di poter risolvere la situazione dei dipendenti dell'IMEI in modo tale da rendere proprio disponibili queste somme nei confronti dell'IMEI. Per quanto riguarda invece gli operatori socio-assistenziali, c'è da dire che non sono dei dipendenti comunali e io ho avuto diversi incontri con le operatrici, o chi era presidente, o si è presentato per rappresentare. Proprio per comunicare loro che quella che è stata adottata, la forma che è stata adottata, non era la forma migliore perché sono state impiegate, non sono state assunte dalle famiglie direttamente, ma questo credo che sia, non sia la forma migliore. E ho prospettato loro delle soluzioni tecniche da poter adottare in modo da avere rapporto diretto col comune, mentre in questo momento non c'è un rapporto diretto col comune. Questo può portare a migliorare il rapporto e avere un rapporto diretto invece al comune con, direttamente con le operatrici, che ci porrebbe delle condizioni diverse da questo punto di vista. Poi diciamo, rispetto alla... Se fa definire il sindaco mi darà la risposta, quindi fate silenzio. Abbiamo già preso contatti con le associazioni delle cooperative per portare avanti dei progetti di formazione e di cooperazione a livello territoriale e locale per iniziare una fase di sviluppo economico molto difficile in questo momento con le difficoltà che ci sono per creare delle opportunità di lavoro in campo turistico. Il campo del turismo per questo è detto molto più alto, il turismo che possa riguardare l'accoglienza, che possa riguardare sotto aggiunto e fare questa ricerca di un silenzio Santo Pietro come riserva naturale per cui sfruttare il costo dal punto di vista turistico, questo silenzio le associazioni di categoria e con le cooperative, le confederazioni di cooperative, per portare avanti dei progetti seri e rilanciare il mondo del lavoro qui a Caltagirone, anche in un momento così difficile. Ci stiamo spingendo nel ottenimento di finanziamenti e fondi di finanziamento per diversi progetti, sia nel campo sociale che nel campo della silenzio, ma dell'economia, rivolgendoci a fondi europei, a fondi europei, a fondi europei, per cui direttamente attingendo a queste fondi europee. Proprio perché riteniamo che il problema vada affrontato non soltanto nel silenzio finale, quando realmente il problema già si è realizzato, ci dire quando si è perso il posto di lavoro, quando realmente ci sono le difficoltà delle famiglie, cercando di operare a modo, cercando di creare delle condizioni per creare occupazione, non diretta, perché ormai i posti diretti non se ne possono creare più, ma cercando di creare quell'occupazione o quelle condizioni migliori sul territorio dell'economia per cercare di risolvere a monte il problema, cioè prima cercare di creare quelle condizioni favorevoli perché si possa sviluppare un sistema cooperativistico dove i disoccupati possono associarsi in cooperative e realizzare con sostegno dico, dei di fondi di finanziamento europei dei progetti importanti sul campo turistico, commerciale, artigianale, che
che stiamo spingendo molto, e tentare così di dare delle risposte direttamente a noi. Per quanto riguarda i rifiuti e il problema sul Caltagirone, stiamo cercando di aderire al sistema di Capannoli, dove si fa una cosa differenziata, spinta, silenzio, parte del costo della raccolta differenziata, e così riuscire anche ad avere maggiori disponibilità finanziarie per poter dedicare invece al servizio, puramente al servizio, cercando di abbattere quello che è il conferimento in discarica. Per un discorso totalmente tecnico, da parte ma chiede il settore più o meno lo stesso. Stiamo cercando di determinare delle situazioni, ma se facendo gli enormi costi, da parte delle opportunità per i nostri giovani disoccupati sul Caltagirone, per portare avanti dei progetti finanziati per realizzare delle condizioni di lavoro e cercare di migliorare le condizioni economiche della nostra città. Per quanto riguarda gli impegni futuri, noi chiaramente facciamo riferimento a quelli che sono i tagli che dallo Stato e dalla Regione purtroppo ci provengono, e stiamo facendo riferimento invece a tagliare i costi dell'amministrazione per poter pareggiare il bilancio e far fronte agli impegni che ci sono, agli impegni futuri, gli impegni che sono già stati presi contrattualmente. Queste sono le manovre che stiamo portando avanti. Queste sono silenzio, liberare la spesa e incentivare il lavoro a Caltagirone. Grazie. La stessa cosa sono io. No, mi dispiace, già avete parlato, vi ho detto parola prima, non possiamo avere infatti le risorse di finanziare, sono quelle, per cui prego, possiamo essere ripartite tra tutti. Se voi non intervenite di ascoltare il sindaco, sta dando una risposta. E commente tra tutti coloro i quali sono i fornitori del comune di Caltagirone. Relativamente di questo abbiamo fatto man mano che ci saranno le entrate del comune di Caltagirone, ne sappiamo benissimo, ci sono periodi in cui praticamente le entrate che avrà il comune verranno gestite per il pagamento graduale delle fornitore, gradualmente, e tempi consentiti dalle entrate finanziarie che ci saranno. Fate anche silenzio in sala, e avete ragione, consigliere Pace, se pensi si può avvicinare più al microfono. Però, signor sindaco, mi è venuto fin dall'inizio che le cose bisogna dirle per come sono, e questo senza volere assolutamente fare sconti su quello che deve attento, ma per riconoscere quelle cose, alcune cose che possono essere condivise, ma alcune sono uguali, non è che non si è condivise, né nella volontà se non è. Io brevemente cercherò di dire le cose per come sono, parto da pure sulle affermazioni, che la situazione economica del comune di Caltagirone era una situazione economica propria, era una situazione economica che cioè, non era per la banca, era difficile da ed è come quando ognuno di noi deve gestire la famiglia in una situazione di difficoltà economica e si sceglie la strada che lei ha scelto, infatti è quella di dichiarare e di dire ai familiari noi dobbiamo partire da zero, cioè dobbiamo ritornare per tanti anni, perché di questo si tratta, perché lei non si è sottrapato tutto quello che è avvenuto in questo anno,
anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista legislativo. Allora, che c'erano delle difficoltà economiche, nessuno lo ha mai nascosto. Alle persone qui inutile andare a discutere su quello che ha avuto il progettivo, quello che significava, ci sono state delle scelte politiche ben precise fin dall'inizio che hanno determinato tutta una serie di situazioni che poi hanno creato l'appesantimento di carattere economico che tutti quanti noi viviamo. Così in aula, noi abbiamo 50 milioni di punti dobbiamo pagare in piano. Ma sono famiglie che in atto possono fare investimenti che non riguardano noi adesso di gestione familiare, sono quelli che con la loro hanno possibilità economiche e commerciali attingono a prestiti che pagano per il tempo se possono pagare. Quindi il comune di Castiglione per avere dato la possibilità di fare attività che negli anni ha avuto un'espansione incredibile per poter garantire il servizio di cui tutti i cittadini hanno sempre pregiato, ha dovuto fare le nuove e in effetti ha questo. Non penso che ci sia un giudizio neanche da parte sua di carattere politico negativo, che cercava di fare un comune di famiglia sulle cellule e spettava tutti i modi soddisfatti. Ma il problema non è il rimorso di replicare. Come se uno invece dire il problema delle vicine. È stato l'inizio in cui si è approvata questa alimentazione che non poteva pagare il canale di qualche tempo. La gente che non ha le cose che si chiedono per pagare il canale di cooperativo. Non mi pare che il canale sia chiesto, sia chiesto. E le stesse difficoltà che arrivano a questa situazione a dare continuamente il canale di alla vita l'amministrazione da lei presieduto, perché il debito di cui tanto si parla di 8 milioni di euro, lo quale però per una parente, non sono debiti dovuti al fatto che la precedente amministrazione non ne guardava i conti, sono dovuti al fatto che fatti oggettivi, sui quali nessuno si può sentire, non davano la possibilità che ogni anno si poteva coprire il costo di esercizio, Quindi all'inizio ci siamo imbandonati in una situazione del genere, e quando lei la prima volta ha portato il provvedimento riguardante il problema dei rifiuti, che grazie a un provvedimento del governo di scelta, lo volevo ricordare qui prima di dire il consigliere Fanzina, questo praticamente di poter attingere un fondo di rotazione per saldare i debiti che tutti gli anni si parla di tutti i miliardi di euro la Sicilia hanno creato in questi anni, noi non abbiamo portato il provvedimento in aula alla unanimità, abbiamo votato favorevolmente perché dovevamo dare la possibilità ai meriti di entrare nei soldi del comune di Castiglione quando aveva potuto tastare e quindi di determinare una situazione di maggiore tranquillità. Però ed è lì che sta tutta la questione con la sua signora, perché la parte non vuole che si ritorni chiaramente tutto il tipo da lì. Le avevamo detto in modo chiaro, detto, non faccia il disegno, signor sindaco, perché lei rischia di perdere gli 8 milioni. Mi risulta che l'assessore Marino, che è l'assessore al quale lei, diverse volte è andato anche a Palermo ad avere colloquio di carattere istituzionale, certamente non di carattere privato, qualche giorno fa è venuto a Castiglione, pubblicamente anche in televisione, ma mi dicono le cose che è così, ha detto che il comune di Castiglione, proprio per avere votato il dissenso dopo che si era tentato in tutti i modi di evitare, non ha preso la media per il comune, perché l'ho detto prima, però di fatto stanno a questo. Ma lei ha fatto di più per appesantire la situazione. Che è una situazione economica, è come se un governo che si siede, quello che si siede alla parte di loro, su quale arriverò per una breve parete, ha fatto lettera al mercato di tutto quello che veniva detto, dalle informazioni e anche da qualcuno della maggioranza.
ha voluto suonare il ballo di te, lui e con altre amministrative che gli hanno detto potevano essere se meglio fare evitare. Risulta che dovrà risentare di tirare la palla di non togliere le carte che ci sono nel comune a togliere il finimento al ballo di te. Non ho voluto dire nessun piano di dire. E quindi lui lo sa. Ci sono stati tre e credo che ti dava la possibilità di non avere questo avvicinamento economico, ma una sola giustificazione, che è diventata sempre meglio. Tu, se mi prendi i soldi, io ti devo fare tutto qui, ma ci sono, possiamo portare i soldi con lui, se non si può fare. Ma, se scusi, ho avuto tutta una serie di strumenti, che è brevemente ricordare, si fa prima da un primo decreto legge, che prendeva solamente il centro di euro da con la fonte di relazione, siamo arrivati al centro di euro con una dilazione di dicembre e non ha avuto assolutamente a venire a nessun piano di ieri. Poi è intervenuta più volte la regione siciliana, dalla quale lei si è legato per cercare di bloccare quello che qualcuno cercava di evitare a qualche signore. E la regione siciliana gli ha detto in tutte le strade. Certamente lei non ci sono atti che possono, ma a livello orale più di una volta gli è stato detto, non fare il dissetto perché tanto nella situazione del comune di Castelcicala ci sono talmente tante altre comuni, la politica interpreterà e cercherà di trovare delle soluzioni. Lei, in perdendo che è andata avanti, mi ha accusato, sempre di Roma, da questo lato, di essere difensore di un passato, il quale nessuno di noi ha mai legato il carattere economico, ma si è arrivato al punto quasi personale da parte non solo, devo dire, lei ha mantenuto un atteggiamento assolutamente scappato, ma parlando di cui non direi la sua maggioranza, si è arrivato a dire che il carattere personale, semplicemente della nostra vita. E arriviamo poi all'ultimo autocollo della morosa, quella che avrebbe potuto dare via una cosa fatta di non avere una differenza, più o meno un mese fa, molto male, all'inizio di aprile, forse, o addirittura alla fine di marzo, il governo Monti ha emanato un comune migliore, con la quale poi portato un problema mio, ovviamente ci deroverà, dava la possibilità ai comuni di ripianare proprio tutti questi debiti certi ed esigibili di cui si sta parlando stasera. Con una scadenziale certa, addirittura se c'erano comuni, e mi pare che il comune di Castelcicala sia in queste condizioni, che aveva soldi in cassa per lavori pubblici che non sono ancora partiti, poteva sporcare questo e poi subito la cassa deposito e prestiti con un tasso Euribor irrisorio l'avrebbe rimpicciolato per dare la possibilità a tutte queste ditte che erano in difficoltà, non a Castelcicala, ma in tutti i casi che avevano la possibilità di rimettere in circolo la situazione economica. Il comune di Castelcicala mi pare che ho tutto non vorrà venire neanche a te. Mi risulta che la domanda risposta stamattina è stata una bella riunione. Qua mi pare che il sindaco di Castelcicala abbia fatto la guarda, il sindaco di Castelcicala abbia fatto il non so se è detto di tutta vera la riunione con la quale i sindaci del Calatino hanno alcuni problemi riferimento al fatto che la regione siciliana non voglio dare costruzione che il comune dovrebbe avere. Questo sarebbe un migliore risarcimento per tutti gli altri comuni del Calabria. Però questo dà la dimostrazione. Io non credo che sia vera, non è che secondo la quale il nostro sindaco da con altri quando alcuni sindaci hanno avuto un atteggiamento di confronto positivo pesante si è andato a segnare un credo per il suo detto. Ma tutto questo cosa nasce da lui. La domanda è questa, la distanza è questa, perché Castelcicala doveva andare necessariamente a questo? Qual era il motivo per cui si doveva andare necessariamente a questo? Silenzio in sala, silenzio, silenzio. No, non si è andata avanti, io ho fatto un intervento, mi avevo detto da parte, ma lui mi aveva detto come stavo assolutamente le cose. Quando non possono sbagliare e quindi che la situazione si dica la verità
non avere stasera un consiglio comunale, non ci sono centinaia di persone che per motivi che non sono accusabili e riferibili a nessuno non prendono il soldo. Io credo che lei avrebbe lavorato tranquillamente per i progetti che ha detto, che nella migliore delle cose sono progetti che da qui a 10 anni creano una funzione di qualcosa, perché i progetti che si iniziano in un'attività amministrativa hanno una visione lunga. Quello che questa persona ha detto non è, ma domani mattina noi cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Allora la risposta che mi dico, come posso io capire, la situazione è che è ancora per qualche mese queste persone non avranno delle risposte di carattere economico, perché hanno fatto tutti i punti di cose che noi abbiamo direttamente al massimo e apro una parentesi. Quando si è portato un disavanzo di 20 milioni di euro di riferimento al comune di Caltagirone, 20 milioni di euro da un comune di Caltagirone, nessuno ha detto mai la vita, non significano soldi pubblici a quant'altro, sono soldi che i cittadini a qualunque livello non hanno pagato negli anni. Certamente anche per colpa dell'amministrazione che riusciva, ma soprattutto per la situazione economica in cui si trovava. Si doveva spendere un limone che già era completamente asciutto, come si faceva. Ora il limone non c'è più. Io volevo dire come è possibile da quest'anno, ma dovevo dire che sono ancora piantato. Come vedete, il comune di Caltagirone non vorrei avere più entrare. Quando in un'attività amministrativa, quando è dichiarato il dissesto, fa solo due giorni, si può lavorare solo su soldi che entrano, che ci offrono in ogni caso. Tanti soldi entrano, quanti soldi possono spendere? Che anche questa è una scelta, il sindaco l'ha detto chiaramente, ha ribadito quello che dicevo. Io voglio spendere quanti soldi entrano. Benissimo, è bene che i cittadini sappiano che se si lavorasse, se tutte le amministrazioni locali e nazionali lavorassero così a livello ipotetico, è la cosa migliore. Ma il risultato pratico di questa attività sarebbe il blocco totale della fiera privatista. Ma le storie, i governi sono stati inviati anche in campo nazionale, cosa si fa? Si può fare il patto di stabilità, si può fare l'unità e di non mettere più le carte, perché noi non è che siamo messi in una carta. Noi ci siamo assolutamente incarcerati perché? Perché praticamente dovevamo dimostrare, dopo aver finito con il 70%, che sono stati tutti, ma erano delle persone che non militavano. E anche dal punto di vista personale non è presente. E allora, la piaga di Giorgio è costruita dal Presidente, sicuramente lei riceverà tutti i loro di libera, perché lei quante giorni fa abbiamo, quante giorni fa, a me, ho dato la delibera con la quale si è dato una metallica al massimo. Allora, non siete emozionati, ma se non è qualche giorno, sapete qual è? Che realmente è importante la comunità, perché è durato il Presidente. Però non è arrivato a un punto che un bar poteva praticamente nel 2005 quanti noi sappiamo il bar cittadini non soffrire da solo punto che dovrebbero pagare per i miei clienti non sono inabusati con queste cifre incredibili ci sono accorti che per pagare la pietra di un bar non riesco a dimostrare che non c'è il testo del cuore e allora è possibile è vero che io assolutamente non mi voglio contestare nessuna cosa perché lei conta di questo pensamento di quello che c'era prima non ne ha ma l'unica cosa che io voglio ribadire è che lei non ha voluto prendere nessuna strada a lei non viene spiegato niente l'unico problema che lei avrebbe è dichiarare il dissenso diritto e dirà silenzio e lo ha ribadito 15 giorni fa il Consiglio Comunale quando è venuto qui a dire ma che volete che io possa aderire a un decreto di questo tipo che ha fatto il governo Monti che prevedeva, scusate, la possibilità per il Comune di attingere delle somme per crediti certi e esigibili e la restituzione in 30 anni che questi soldi che lo Stato ci avrebbe dato con una stagiare per poter fare il che penso riprenderà quando interroga lui si potevano restituire in 30 anni. Lei non ha ancora dire che si aveva sbagliato deve dire che non se non lo vuole dire con chi allora moriremo per terra perché se non lo vuole tutto lo sarà male sarà bene che lei non va a amministrare solo con i soldi di piedi e amministrare con i soldi di piedi non c'è bisogno che si chiama io e di lei lo può fare chiunque cittadino.
tempi di ritornare indietro sul dissesto e di rimettersi in barca come si chiama di nuovo. Presidente e i consiglieri qui presenti, oggi tanta gente qua stiamo morendo di fame, di fame! Quanto meno difficile intervenire in una serata come questa, perché le parole ovviamente devono essere pietre, bisogna stare attenti a non accendere gli angoli, ma non bisogna neanche fare populismo, non bisogna dimenticare la sofferenza della gente che è qui e che probabilmente avrebbe preferito stare a casa con i pochi figli a guardare un certo lavoro. Ma la cosa che mi ha realizzato di lavorare più tardi era, ho sentito soltanto la parte conclusiva del suo intervento, la cosa che mi piace è che non si può permettere perché io capisco le difficoltà, mi rendo conto che si tenta di arrampicarsi sui ragionamenti, ma la sofferenza di questa gente che è qui stasera, tra l'altro i nostri fratelli e sorelle, le sorelle capitani della nostra amata città, non può e non merita fuggire. Allora, siccome ho sentito una articolata esposizione rispetto a lei, non sta parlando con dei bambini, lei deve avere rispetto anche di noi, lei deve avere rispetto anche di noi, non sta parlando con dei bambini, lei deve sapere anche ascoltare, perché non siamo bambini, educatamente dobbiamo dare delle risposte. No, lei deve ascoltare ora me. Lei deve ascoltare ora me. Io che appago non ti scorrucchio. Noi stiamo rispondendo educatamente. Quello che dice questo signore non si può fare con i sistemi. Adesso ha portato il consigliere, se no fai tutto la sera in barca. Cosa fa lei? Pensavo che vuole un cazzo. Ma noi non ci nessuno. Il problema è che non ha portato a fame. Il problema è che se lo gioco non ha portato a fame. È un problema mio. Stamattina ho dovuto dare un euro per il farino per mio figlio. E non può parlare. Ma lui ci è andato a casa delle persone. Che sono senza gas e senza luce. Voi ci siete a casa cosa vuoi? Ci siete? Ci siete? Silenzio. Ci siete voi senza luce e senza gas? Ci siete? No, non mi sta a rispondere perché lei sta basta, a me. Basta, basta, Ottorio. Allora l'unica cosa è non siete capaci a pagare le persone. Ma lei la voglio dire, grazie. Non la voglio dire, non la voglio dire. Basta, basta. Ma lei la voglio dire. Lei guardi, Presidente, se la tipo di intervento di fronte a delle situazioni drammatiche che qua i cittadini ci stanno rappresentando. Però io vorrei pregare i cittadini anche di dare un po' più di attenzione al Consiglio, perché questo è stato fatto esattamente non solo per ascoltarli, ma anche perché loro ascoltassero e si rendessero conto delle proposte e del lavoro che l'amministrativo, che noi tutti, ognuno con il proprio ruolo, sta cercando di fare. E io ho sentito già in interventi passati
dico proprio purtroppo con grande dispiacere, non posso non ringrazire a un danno che ha aggravato tutta la comune, sono tutti in una situazione drammatica e complicata, perché altrimenti non mi vedo come stare, stiano prendendo dei provvedimenti di tutta la regione, perché quando salgo dei comuni salta proprio la società stessa, perché il comune è l'avamposto verso il cittadino. E proprio per questo forse che abbiamo fatto una battaglia dura e convinta su una decisione che speravamo non di noi. E io so che questa situazione economica si è aggravata e l'avevo anche previsto, perciò ero contrario a tutto. E io non voglio dire che prima c'erano le questioni, no, però aggravando sulla situazione, perché il grande Stato sicuramente è diventato più complicato. E io sono anche sindaco, anche come fisico, in qualche modo, forte, tanto, chiare, pensiero, che di fatto in questo momento la situazione non è che dia grandi spazi di speranza. E io so che i ritardi che purtroppo qui noi registriamo nel pagamento delle spettanze, delle cooperative che poi a pioggia si ripercuotono sui lavoratori, è qualcosa che probabilmente durerà nel tempo. Io lo so e lo sapevo, perché per questo mi ero, e anche con tutti i consiglieri dell'opposizione ci eravamo opposti, abbiamo cercato fino alla noia di spiegare che qualche cosa di negativo ci cadeva in un momento di crisi, sicuramente, ma non è che abbiamo trovato orecchie e testi tanto aperte, tante che poi ci hanno fatto. Però io questo che era la faccia tutta, solo perché c'è la funzione che ci ha preso un po' tutti, ma so che noi abbiamo un dovere che è quello comunque di studiare e di trovare degli accorgimenti che possono in qualche modo, in qualche risposta dare ai cittadini che sono in questa situazione veramente dire difficile e poco. Io non voglio parlare più di tutto quello che piano piano stiamo vedendo e abbiamo visto morire con tutti i servizi sociali, anche quelli qualificanti, non quelli effimeri, direi al consigliere De Pasquale, quelli qualificanti, quelli che in qualche modo stavano, mi ha colpito quello che ha detto Lorenzo, che dice che i servizi sociali sono la cartina di tornasole, se ricordo bene, di un popolo, di una città civile. E a me questo mi dispiace moltissimo, perché quando noi perdiamo la possibilità di seguire i 180 adolescenti che venivano assistiti al dopo scuola e che non stavano per le strade e che quindi si ritravano delle devianze o delle altre cose, non è una cosa da poco, perché poi ci sono i costi invece nel caso contrario diversi, sono i costi sociali, i costi umani, questi ragazzi si perdono e sono i costi del recupero che non sono pochi e quelli sono obbligatori. Non parliamo delle assistenti socio-sanitarie disabilitate, perché lì proprio è una situazione di, come dire, di civiltà e di umanità, pur credo che nessuno di noi può rinunciare e diventa per decidere. La stessa cosa vorrei dire per gli operatori economici, il diritto a tutti gli altri. Allora io dico che forse si potrebbe fare qualcosa, signor sindaco. Lei adesso ha una giunta al completo. E io credo che per legge dovrebbe in qualche modo rivedere immediatamente, credo che ci sia anche una cadenza in quanto di discussione. Abbiamo aumentato le tariffe quest'anno, le abbiamo aumentate al massimo, quindi se noi velocemente riusciamo a arrivare alla discussione di queste nuove tasse, ahimè, ma velocemente, probabilmente se si decide che il 30% di questi troppi vengono dedicati semplicemente a pagare
per quanto la legge sul testo ha previsto l'aumento delle tariffe, prevede una discrezionalità da parte dell'amministrazione nel fare delle agevolazioni o nel fare degli aumenti di tasse, ancora più del massimo. Allora io insisto su questa cosa, perché sarebbe un ulteriore aiuto alle persone che guadagnano 350 euro al mese, 450, noi gli facciamo pagare le tariffe al massimo di questi impegni. Noi dobbiamo studiare quella fascia da 10.000 euro di reddito e noi possiamo riequilibrare, secondo me, questo con una richiesta di solidarietà straordinaria alle fasce di reddito più alto, immagino da 70.000 euro, e primo da una certa valore immobiliare alto. Allora mi sembrerebbe una scelta equa che i cittadini sicuramente capirebbero, quelli che sarebbero tassati anche di più, se questo è possibile, e credo di sì per quello che ho letto nell'articolo 251 rispettivo. Io la invito a studiare bene questa cosa ed applicarla, perché sarebbero dei piccoli sollievi per alcuni, però almeno non è un aggravio, perché questo mi sembrerebbe un aggravio. Grazie. Alzate la mano, io vi segno, per voi. Ah, che sto dicendo? Continuate. No, io sono, man mano che alzo la mano vi segno, per cui c'è. Momento, ascoltare la raccoglie il dottore Valenzi. Poi se cercano la sua parola, a lei va in piedi. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Thank you.
dare le parole, non siamo completamente in difficoltà. E questo, dire seriamente le cose come stanno, perché si sono assunte le responsabilità, però bisogna dire che ci sono state poche persone in aula per 13 mesi che hanno detto nelle commissioni, in questi banchi, dappertutto, hanno cercato di consigliare al sindaco, ma proviamoci a rimodulare il piano di rientro. Proviamoci a mettere alla prova un governo regionale, si ricorda signor sindaco, quando progetto dicendo per arrivarci, il nostro presidente Valentino, ma mettiamola alla prova, perché a questo noi ci trovavamo la disponibilità per dare ossigeno a questa gente. A Messina, ma signor sindaco, una rossa a Messina non c'è niente. Vero è che sei attento la senso, ma sono tutti importanti. Ma non penso che una soluzione si deve arrivare la mano politica, non vuole dire parlando per noi, facendo tavolo con la gente, con il popolo, con le associazioni di categoria, perché aspettiamo che ci siano più cose, questa funzione è se l'amministrazione non è in grado di fare questo, deve andare a casa, non c'è la thank you.
mandato di fare. E per il momento mi auguro che la colpa e che manca l'utilità di casa del futuro non sono solo. Allora cosa facciamo? Aspettiamo la paradoxia, aspettiamo il trasferimento personale, aspettiamo che cosa? Il tasso da prima, da dire, o aspettiamo per buscare l'interesse per pagare gli stipendi. E sappiamo